Si può dire oggi? Io decisamente la data non la dico, perché questa villa che ho dietro di me ha parecchio tempo, quindi la data da programmare è un tempo si può indeterminato che vive tuttora nel presente, perché ricorda tutta la storia di questa villa de vecchio, denominata anche Casa Rossa, perché una volta era all'esterno della villa delle pareti rosse. Infatti ci sono ancora dei piccoli segni dove si vede il colore rosso. Allora, ve l'ho già detto, sono alla Villa de Vecchi, Corte Nova, località Bindo. E la villa che, guardando dall'aspetto esteriore, che fa paura, incute ansia. E infatti io sono già spaventato qui all'esterno, a poca distanza di metri. Chissà poi entrare in quella villa lì che terrore avremo. Lo dico avremo perché ho due guardie del corpo, dato che questa villa all'interno è paranormale. Però bisogna vedere la realtà e le leggende che col passare degli anni hanno incorporato materialmente questa villa, l'hanno distrutta in questo modo qui. Fu costruita nel 1850 circa, più o meno, quell'epoca lì. Quindi appartiene all'epoca in cui nasceva il grande pittore, era in una fase di realizzo il grande pittore Van Gogh in Francia. Invece questo qua era il signor De Vecchi, che faceva dei grandi viaggi. Allora aveva fatto la villa più costosa della Val Sassina, una villa stupenda che è questa che state osservando. Poi sono capitate diverse disgrazie, non si sa il motivo, il perché, il per come, ma purtroppo col passare degli anni